Veneto Agricoltura gestisce da sempre il Bosco del Cansiglio, che a sua volta è un bosco che viene governato da oltre 1000 anni, a cominciare appunto dalla Serenissima Repubblica. Un accordo di 10 anni fa con la ditta Itlas ha realizzato una novità che è diventato quasi un brand, ovvero le Assi del Cansiglio, e in più l'anno scorso c'è stata la tempesta Vaia che ha portato distruzione in tutto i boschi del nord Italia e anche in Cansiglio. Di questo si è parlato quest'oggi, ma soprattutto si è parlato con un occhio al futuro. Vediamo. Hanno scelto di essere qui con noi oggi. Faccio una piccolissima premessa, visto che il Cansiglio è un bene importante per la regione, peraltro una foresta demaniale regionale, e peraltro dobbiamo inserirla, va inserita poi nel patrimonio UNESCO, soprattutto quello europeo, peraltro è considerata la più bella faggeta d'Europa. Sì, peraltro non è una novità, non è che in ogni posto dove vado faccio un patrimonio dell'umanità. La verità è che le faggete europee, patrimonio dell'umanità, esiste già come circuito. Si sono dimenticati di inserire la foresta del Cansiglio, è un dossier peraltro non presentato da noi, è un dossier di qualche anno fa, e noi stiamo chiedendo ormai da un po' di poter avere l'inserimento della faggetta più bella d'Europa, che è, come dice lei, il Cansiglio, per cui penso che meriti fino in fondo di dire che la faggetta del Cansiglio sarà patrimonio dell'umanità. E quindi la regione continua una storia millenaria di gestione della faggetta? Beh, potremmo dire simpaticamente che la Repubblica Veneta non ha mai smesso di lavorare in Cansiglio. Tutto questo può essere visto anche come un'opportunità per un gestore che tutto sommato ha 1000 anni di storia? L'opportunità è quella di... intanto noi dobbiamo essere un'azienda, un ente dimostrativo, quindi quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo farlo per mostrare agli altri come le cose possono essere fatte, non perché noi siamo i più bravi di tutti, ma perché ci applichiamo, e la nostra mission è proprio questa, quella di essere dimostrativi. Quindi anche nella ricrescita, la rinascita dei boschi, noi vogliamo essere dimostrativi. Quindi ci sono dei progetti che stiamo portando avanti in collaborazione con l'Università di Padova, sia per foreste come Malgonera, che è assolutamente irraggiungibile, e quindi per capire la ricrescita naturale come avviene in una foresta persa in mezzo alle montagne verso la quale non ci sarà nessuna raccolta di legno, sia altre foreste invece che sono gestite al 100% come il Cansiglio, dove invece vogliamo capire la ricrescita naturale e la ricrescita gestita dai nostri tecnici come può andare avanti. Tutto questo è un'opportunità per il futuro, per capire nel futuro come eventi di questo tipo possono essere meglio gestiti dalle comunità. Rapporto con Veneto Agricoltura? Ma direi che con Veneto Agricoltura ormai da 11 anni, entriamo nell'undicesimo anno, è stato bellissimo, perché quando abbiamo proposto questo progetto abbiamo fatto le prime prove per vedere com'era il pavimento in legno, come veniva, quando ci siamo resi conto che questo aveva una grande caratteristica tecnica e anche di estetica, siamo partiti a spromba tutto insieme e abbiamo fatto una strada veramente importante. Quindi a questo punto il Cansiglio diventa un brand, cioè avete utilizzato il bosco come un brand per voi? Questo è stato proprio quello di sponsorizzare una squadra. Abbiamo sponsorizzato il Cansiglio, è diventato il nostro brand. Diciamo che il Cansiglio è la nostra squadra di pallone. Non so, per gli altri il Milan, per gli altri l'Inter, per noi è il Cansiglio.